Benvenuti amici in questo nuovo video a puntata cavo trazione HRS. Vi faccio vedere la macchina e vedete anche cosa è successo. Andiamo a vedere subito al ponte. Eh sì. Ecco qua, questa è una fantastica macchina della Easy. Sembrerebbe una Easy 53, invece guardate, è di importazione. Guardiamo la sigla Harmony 2HRR216. Boh, mai visti in Italia, le vedevo sul sito americano queste, quindi probabilmente arriva da là. Qui c'è un buco, ci hanno messo lo stucco. Qua mi segnalano il cavo rotto. Andiamo a vedere sotto come è messa. Andiamo a vedere questo fantastico cavo. Però voglio vedere prima come è messa di motore. Vediamo dietro. Niente, dietro ottimo perché il filtro ha fatto il suo lavoro. Se voi vedete di fronte, nella parte anteriore del filtro, si è fermato tutto lo sporco, l'olio e quant'altro. Invece dietro è ancora perfettamente pulita, quindi il motore non avrà problemi. Bene, quindi questo mi conforta parecchio perché così posso fare il lavoro e sono sicuro che la macchina riuscirò a farla andare in moto. Poi guardiamo l'olio di là. Vedete questa fantastica scritta? Honda raccomanda l'olio originale. Eh sì, infatti io di solito monto quello in barattoloni che li faccio arrivare dalla Honda. L'olio è a posto, vediamo il modello esattamente sulla targhetta. Sulle macchine Honda trovate la targhetta esattamente qui o qui o qui. Quindi, se vi servono dei ricambi, fotografate la targhetta, andate dal concessionario o dal magazzino ricambi che preferite. Con la vostra targhetta vi ordineranno i pezzi facilmente. Mi raccomando, ragazzi, prima di girare la macchina, lavorare sulla lama, lavorare sul cambio, eccetera, ragazzi, togliere sempre prima la candela. Mi raccomando, perché è la prima misura di sicurezza su queste macchine, sulle macchine in generale, togliere sempre l'accensione anche sulle automobili. Ragazzi, se lavorate sull'automobile, sul motore, togliete i cavi dalla batteria perché è un attimo che le dita poi se ne vanno. Ed ecco qui questa macchina di importazione girata, eccola qua. Allora, intanto, ragazzi, vedete che è una doppia lama, un sistema twin blade della Honda, venduto in America e venduto in Italia come kit mulching. Veramente valido questo tipo di sistema di lame, ce l'ho anch'io sul mio Toserba HRB e mi trovo veramente bene. Infatti io trito l'erba, non sto lì a raccoglierla e uso un sistema twin blade così, addirittura con uno scarico laterale derivato da un vecchio HRD, eccetera eccetera eccetera, ve lo farò vedere. Allora, ragazzi, qui il cavo trazione è a posto, è solo da tirare, però vedete che la cinghia qua non fa più nulla, nulla di nulla. Quindi dobbiamo allora togliere le lame, togliere questa protezione qua e può essere che tolgo anche questo pezzo qua. Poi il cambio qui dovrebbe essere tirato esattamente, esatto, da questo vite qua, che questo vite qua è un perno con una molla che va a prendere sul cambio. Quindi poi con una chiave del 10 fissa e con la pistola, con la bussola del 10 qua, vado a allentare e fare il tiraggio della cinghia. Però, ragazzi, non si vede nulla, nulla di nulla, perché è tutto strapieno di erba, roba ed è pure buio. Qui non si vede proprio nulla, quindi smonto tutto, poi vediamo. Ah, ragazzi, vedete, come vi dicevo negli altri video, i parapolvere che partono e poi comincia a fare gioco e mangiare l'asse. Eh sì, ragazzi, settimana intensa questa. Infatti avete visto che non sono usciti tantissimi video perché veramente ho avuto un sacco di problemi, tra cui sono andato anche a ritirare la Civic, che è tornata dal carrozziere ed è venuta pure bene. Fatto, continuiamo qui. Vedete che non ce la fa, non ce la fa. Con il Parkside potenza 300. Guardate, livello batteria è ancora carico, l'ho caricato solo una volta per ora. Sì, ragazzi, dicevo, Parkside mi dà una mano, nel senso che quando ho il compressore scarico, che la pistola non ce la fa, mi dà veramente una mano per svitare le viti, magari quando ho poco tempo, come per esempio oggi. Ho tolto le viti, ne manca una. Manca sempre l'ultima, eccola qua. Questo viene via. Ecco qua, ragazzi, abbiamo tolto il coperchione ed ora abbiamo accesso alla cinghia. Ecco qua, infatti, ragazzi, vediamo. La molla c'è, ma è andata giù la cinghia. Esatto.
Quindi mette qua, prendiamo adesso un attimo questo. Allora, in questo momento vado a bloccare il dado del perno con la chiave del 10, poi dall'altra parte gli do con la pistola e allento perché c'è il sistema con la molla da allentare. Tolta cinghia nuova, ragazzi, Z32 nella misura esattamente, eccola qua, Z32, l'andiamo a montare. Prima da una parte, l'altra. Ed ora andiamo a fare il tiraggio. Metterò la chiave esattamente lì e dall'altra parte vado a tirare il perno, quindi stringerà la molla di compressione e andrà in tiraggio la cinghia. Ok, cinghia tirata, ragazzi, quando è che le cinghie sono tirate giuste? Sia cinghie servizi auto, cinghie in generale, cinghie dentate, cinghie come questa, vi faccio vedere. Dovete prendere la cinghia, girarla fino a metà, sentire un bel contrasto e poi deve ritornare perfettamente ben molleggiata nella sua posizione originale. Così sono tirate bene le cinghie. E siete sicuri che da lì non scappa, se no più lenta o troppo tirata poi ci sono dei problemi e deve essere allineata le pulegge, perché se invece c'è un po' di angolo al primo ciuffo di erba salta giù. Bene, rimontiamo il coperchio, affilo le lame e ho finito. Visto che manca anche una vite esattamente qua in fondo, monta anche quella, così faccio il lavoro fatto bene. Oh, perfetto. Bene, lame. Allora ragazzi, un consiglio: prima di tirare con la pistola assicuratevi che le viti siano dritte, siano entrate dritte, perché se tirate storto poi dovete cambiare il mozzo, quindi prima a mano e poi con la pistola. Perfetto, benissimo. Lo giro, pulisco e lo proviamo. Montiamo anche il filtro nuovo, ragazzi. L'olio mi sembra a posto, quindi non lo faccio. E anche la candela rimonto la sua, però. Cassoncino pulito e lavato e filtro nuovo. Eccolo qua. Monto la candela, che adesso è ancora qua staccata. Lo andiamo a provare fuori. Sistemata anche la trazione. Bene.
alla prossima, un caro saluto, ci vediamo alla prossima puntata, a presto, ciao, da Rick Type è tutto, ciao ragazzi, buon fine settimana.